Ciao a tutte, volevo lasciarvi il mio contributo e soprattutto lasciarlo per ringraziare Alice di questa possibilità e dare ovviamente un saluto natalizio, come si può vedere dall'ambientazione. Ho messo anche Michael Bublé per voi. Scusate, ma qua sono proprio le luci dietro di Natalizie, non riesco a togliere questo effetto flash, però vabbè. Allora, la mia esperienza con la challenge è stata un'esperienza sicuramente positiva che mi ha riportato assolutamente su me stessa. È stato un periodo un po' di smarrimento per me e lo è tuttora, nel senso che ho avuto degli infortuni e che non mi permettono di fare attività fisica, e questo ovviamente gioca la peggio, nel senso che non posso né esaltare la validità di mela rossa tramite l'attività fisica, e dall'altro lato questo mi ha portato anche a un impigrimento personale. Però, nonostante questo, diciamo che io ho mantenuto il mio peso, assolutamente, ma facendo proprio cose a livello di divano e casa, perché io lavoro smart e ovviamente con gli infortuni che ho avuto entrambi alla caviglia, non posso proprio fare cose tipo camminare, anche la semplice camminata. Potrei fare i pesi in casa, ma l'impigrimento totale mi ha portato a non fare proprio nulla. Però, appunto, come dicevo, ho mantenuto il mio peso, anzi ho consolidato 1 chilo che avevo perso nel periodo, diciamo, tra la fine del mio percorso effettivo di mela rossa e l'infortunio. E in questo periodo natalizio, in questo periodo di challenge, ho consolidato quel chilo, quindi diciamo l'ho perso definitivamente. E sono stata molto su me stessa, nel senso che ho messo tutta l'attenzione e l'impegno possibile sull'alimentazione, regalandomi poi la famosa monetina alla sera. Infatti ho fatto un gruzzoletto che poi ho speso per andare a farmi le unghie, e quindi approvata cosa, e anzi la terrò validissima per mille altre faccende della mia vita. E per il resto intendo assolutamente proseguire il percorso Mela Rossa, perché è un percorso che mi ha permesso di svoltare la vita veramente, nel senso che io ho sempre sofferto, lo dico e lo ammetto ormai pubblicamente, perché non lo vivo più come un problema come lo vivevo, diciamo, da adolescente, da più giovane. Però, appunto, dicevo, ho sempre sofferto di disturbi alimentari. E Mela Rossa mi ha cambiato sotto quell'aspetto completamente la vita. Ogni tanto ho qualche scivolone ancora, qualche caduta, però penso che, insomma, siano cose che in 50 anni non sono riuscita a risolvere completamente. Ovvio che in 6 mesi, nonostante io ritenga questo percorso validissimo, il percorso Mela Rossa, non penso che possa svoltare una problematica di una vita, appunto, definitivamente nell'arco di 6 mesi. Però me l'ha svoltata molto, nel senso che non ho più i disturbi accentuati che avevo prima, e se mi capita di cadere dietro, diciamo, a un'emozione, mi succede raramente. Prima era quasi all'ordine del giorno, adesso è una rarità, e quindi per me è una grandissima vittoria. Ho perso 13 kg in totale dall'inizio del mio percorso con Mela Rossa, ossia dal 26 di aprile. Mi sono fermata poi a fine
settembre, quando avevo raggiunto l'apice, proprio per via di questi infortuni che ho avuto. Ho avuto dei problemi alla caviglia, per chi volesse sapere che cosa mi è accaduto. Infortuni domestici, quindi ragazze, non fate 3.000 cose contemporaneamente, le cose possono aspettare, mentre invece noi non abbiamo tempo di aspettare per noi stesse e valiamo molto di più di qualunque altra cosa. Dobbiamo focalizzare l'attenzione su di noi prima che su chiunque altro, per poter magari dare il massimo anche a persone care come i nostri figli e i nostri familiari. Queste perle di saggezza. Niente, io continuerò assolutamente il mio percorso, non intendo lasciarlo, e sto guardando quale sia l'inquadratura migliore, ma non mi vedo bene.